Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per rispondere a che cosa? A tutte le vostre domande, quindi il secondo QA del nostro canale. Se vi siete persi il primo, ve lo lasciamo qua da Qui qualche sopra. parte. È arrivato il momento di partire con le prime domande, ce le siamo segnate in base a tutte quelle che ci fate ogni giorno su Instagram, quindi piano piano vi rispondiamo qua, così abbiamo più spazio, più tempo per potervi rispondere anche in modo più completo dove sarà necessario. Sì. Ok? Vai. Allora, Ronny, non fare rumore con le palline, per favore. Come hai imparato a sostenere una dieta perenne? Allora ragazzi, è vero, io faccio una dieta perenne perché faccio l'atleta, però il fatto qual è? Che ci sono delle fasi di massa, delle fasi di definizione, quindi ci saranno dei momenti in cui avrò una maggiore flessibilità, dei momenti in cui come adesso sono in una fase pre-gara dove mangio sempre gli stessi alimenti e diventa un pochino più difficile. Come tutte le cose ci vuole la motivazione. Però laddove viene a mancare la motivazione ci vuole la disciplina, che tu le cose le fai perché devi farle anche se effettivamente non ti va. Hai strato la pallina perché Ronny oggi è impazzito. Esercizi per togliere i fianchi. Questa domanda mi è stata fatta più volte e non solo da persone diciamo su Instagram, ma spesso mi viene fatta anche magari dalle ragazze che iniziano per la prima volta un percorso di coaching con me e quindi giustamente vogliono togliersi tutti quanti i dubbi. Esercizi per togliere i fianchi non esistono, nel senso che, come dico sempre, il dimagrimento localizzato non esiste. Quindi che cosa succede? Che ci saranno delle persone che tendono ad accumulare di più sui fianchi, altre persone che magari tendono ad accumulare di più sulle braccia, altre sull'addome, altre sulle gambe e così via. Ma è il corpo che sceglie dove andrà via prima il grasso, come è anche il corpo che sceglie dove, tra virgolette, lo mettete prima e dove accumulate di più. Quindi l'unico modo per togliere i fianchi, se è il punto dove accumulate di più, è semplicemente avere pazienza e continuare con una dieta che sia personalizzata per voi, quindi non un fai da te, non una dieta da fame, ma una dieta comunque sostenibile e che però protratta nel lungo periodo vi porti appunto piano piano a diminuire la vostra massa grassa e quindi anche i punti di accumulo adiposo più difficili, fianchi, addome, gambe, quello che sia. Quanti allenamenti fai fare alla settimana? Allora ragazzi, gli allenamenti che faccio fare ai miei clienti del coaching online a settimana sono soggettivi. Ci sono persone che si vogliono preparare solo per andare in spiaggia e quindi non hanno bisogno di fare magari 5-6 allenamenti a settimana come faccio io che mi sto preparando ad una gara. Ci sono persone che per esempio lavorano molto, sono stressate, quindi lì basta fare magari quei 3 allenamenti a settimana per migliorare. Quindi il tutto è soggettivo, va in base alla persona, al proprio stile di vita, alla propria routine, ai propri impegni lavorativi, ai propri impegni familiari, al tipo di obiettivo che uno vuole raggiungere, dal punto di partenza al punto di arrivo che uno vuole raggiungere. Esatto, e poi ovviamente anche dal tipo di programmazione che uno sta, esatto, sta esatto. facendo. Ci sono poi dei periodi dove si fa magari 3 allenamenti a settimana, dei periodi se ne fa 4, dei periodi se ne fa 5, però se uno non può, se ne può fare tranquillamente anche 3 a settimana senza problemi. Sì. Ragazzi, comunque vi ricordiamo che se anche voi volete iniziare un percorso personalizzato su di voi per migliorare il vostro fisico, potete contattarci nei link che trovate qua sotto in descrizione. Servizio via WhatsApp 7 su 7 e protocollo appunto totalmente personalizzato sulle vostre caratteristiche e tanti altri fattori. Quindi potete contattarci qua sotto. Andiamo avanti. Allenamento con i pesi nelle donne versus allenamento diciamo con i corsi in palestra. Allora, non me ne vogliano gli istruttori dei corsi in palestra, ma a parer mio vanno bene per divertirsi e anzi
Dipende da che tipo di corsi sono e dalla persona che li va a svolgere. Spesso e volentieri mi sono ritrovata anche con ragazze molto 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 infiammate nella parte inferiore, quindi a livello di ritenzione eccetera, che fanno troppe ripetizioni proprio perché sono ripetizioni altissime, allenamenti con salti, saltelli che diciamo non vanno ad aiutare molto alla predisposizione che hanno, quindi quella di avere molta ritenzione. Quindi a parere mio sì, se lo fate per divertirvi, se il vostro obiettivo è quello di rimodellare il fisico veramente, i corsi non fanno per voi. Lì serve un programma specifico e studiato su di voi da svolgere in sala pesi, anche perché ricordiamoci che comunque i corsi sono corsi che vanno bene per tutti, quindi non sono personalizzati su di voi e per questo motivo non vanno a, diciamo, colpire i punti che a voi magari interessano di più, ma vanno a dare appunto un interesse generale e che possa, diciamo, accomunare più persone, quindi non il caso specifico ma un gruppo di 10, 20, 30 persone o quello che siano. Quindi dipende dall'obiettivo che avete, ripeto, se lo fate per divertirvi, per passare la giornata, le 2 ore con l'amica, per muovervi un po' senza tante pretese, va bene. Se lo fate con un obiettivo specifico, io consiglio tutt'altro. Ora, qualcuna mi verrà a dire nei commenti, già le vedo, sì, ma io facendo i corsi sono migliorata. Ovviamente, come dico sempre, prima di starsene spaparanzati sul divano, qualsiasi cosa che fate di movimento è meglio. Però se poi vogliamo andare a ottenere dei veri e propri risultati e non fermarci ai primi, che sono quelli più semplici, allora lì serve una programmazione specifica. Un ragazzo mi chiede come faccio ad arrivare a 620 grammi di carboidrati netti, consigli? Allora, quando siamo in una fase di massa, spesso ci ritroviamo a dover sostenere una dieta con tantissimi carboidrati, proteine medie e grassi molto bassi, specialmente se si fa bodybuilding, specialmente se si affronta una fase di massa. Quindi, se uno fa una dieta flessibile e si deve gestire in maniera autonoma attraverso tutte queste app, per esempio Fat Secret, eccetera, logicamente io sono a favore di una dieta sempre pulita tutto l'anno con un pasto sporco a settimana, massimo 2. Quindi partendo da questo presupposto, come si fa a mangiare tanti carboidrati tenendo bassi i grassi? Ci sono alcuni alimenti che contengono appunto tanti carboidrati, per esempio le patate, il riso, la farina di riso e la frutta. Quindi dovete prediligere maggiormente questi alimenti qua, perché per esempio il riso ha molti più carboidrati della pasta e contiene meno proteine e meno grassi della pasta. Quindi gestendola in questo modo diventa più sostenibile, anche per esempio il couscous, anche gli gnocchi, perché gli gnocchi sono fatti con le patate. Quindi diciamo gli alimenti sono questi. Allora, andiamo avanti con un'altra domanda. Consigli per chi ha una parte del corpo più sviluppata rispetto all'altra, al lato opposto. Lato destro, lato sinistro. Allora, partiamo dal presupposto che non siamo simmetrici. Quindi tutti noi abbiamo una parte del corpo diversa dall'altra. Quindi il lato destro non è uguale al lato sinistro e viceversa. Quindi questo, diciamo, è una linea generale per tutti. Poi ci sono magari alcune persone che hanno, diciamo, a livello visivo una sproporzione un po' più netta. Allora, in questo caso, magari il consiglio che si può dare è di prediligere allenamenti che vadano a, che siano fatti, diciamo, con l'utilizzo di manubri al posto di usare bilancieri oppure macchinari, diciamo, dove si spinge o si tira con entrambe le braccia contemporaneamente. Questo perché? Per il semplice fatto che ovviamente se voi prendete 2 manubri, ogni braccio lavorerà per conto suo, per esempio per le braccia. Quindi che cosa succede? Che non c'è l'aiuto di un braccio con l'altro, un braccio non va a compensare la mancanza di forza dell'altro. Sì. E quindi ognuno, essendo a sé, ognuno sviluppa, diciamo, la forza a modo suo. Mentre usando il bilanciere, cosa succede? O comunque macchinari dove tirate o spingete o quello che sia con entrambe le braccia contemporaneamente,
succede che il braccio meno forte, quindi quello meno sviluppato, per esempio sempre prendendo le braccia, va ovviamente a lavorare meno rispetto a quello più forte che invece compensa. Quindi il consiglio generale è quello magari di prediligere esercizi svolti o con una gamba alla volta o con un braccio alla volta o comunque con due manubri separati, ecco. Quindi altro esempio con i macchinari, non so, leg curl, uno può fare prima la gamba destra e poi la gamba sinistra, leg extension uguale, fare prima una gamba poi l'altra, quindi questi diciamo esatto. Potrebbero essere dei metodi, delle soluzioni. Allora, questo ragazzo chiede, è normale che in massa con la stessa dieta, ma aumentando i carichi, il peso non cambia? Allora ragazzi, quando si vuole crescere a livello muscolare, è corretto fare una progressione dei carichi, quindi quando voi andate in palestra, iniziate una scheda, dovete scrivervi i carichi che andate a svolgere nella prima settimana in ogni esercizio. Settimana successiva uno deve provare ad aumentare leggermente, se non riuscite la settimana successiva, quella dopo ancora, basta un chilo in più, due chili in più, e questa cosa sul lungo periodo vi porterà a migliorare la performance e a migliorare anche la vostra crescita muscolare. Ma questo logicamente deve essere affiancato ad una dieta personalizzata. Se siamo in una fase di massa ci vuole un'alimentazione con un surplus calorico, con il giusto bilanciamento fra proteine, grassi e carboidrati. E ci vorrebbe un coach che periodicamente, almeno ogni due settimane, vi fa un controllo, vi fa un check, dove guarda tutti i vostri parametri fisici, che cosa è successo nell'arco delle due settimane, e laddove è necessario, perché magari siete migliorati nelle prime settimane, poi state iniziando a rallentare nei miglioramenti, il vostro coach deve capire questa situazione, mettere mano all'alimentazione o all'allenamento e fare le dovute modifiche per far sì che voi non entrate mai in una fase di stallo e continuate a progredire settimana dopo settimana in maniera costante e lineare. Ma questo discorso vale sia per la fase di massa, che ci deve essere un aumento costante sia della performance che del peso corporeo, stessa cosa in fase di definizione, dove il peso corporeo piano piano deve calare. Ragazzi, finita l'ultima domanda, vi ringraziamo per aver visto questo video, sicuramente ne faremo molto presto degli altri, quindi mi raccomando, continuate a seguirci, lasciateci un like, lasciateci un commento. Grazie ragazzi per aver visto questo video, se lo volete condividere con i vostri amici, condividetelo, se volete vedere altri QA, lasciatecelo scritto nei commenti qui sotto, ci vediamo nel prossimo video.